Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su FIFA 19 con la nostra carriera, con il nostro Arus. Una puntata che può essere davvero importante per tanti motivi. Teoricamente abbiamo l'ultimo turno al girone del Champions League, teoricamente avendo ancora possibilità teoricamente di giocarci la qualificazione, in pratica non lo so. Perché credo che anche in caso di pari punteggio con Manchester City passano loro per i scontri diretti, a meno che non consigliano la differenza reti, in quel caso dipende quanti gol facciamo noi, quanti gol subiscono loro. Casino. Noi giochiamoci. Noi intanto ce la giochiamo al meglio delle nostre possibilità, perché comunque, se male che vada, usciamo dalla Champions. Almeno dobbiamo puntare al terzo posto per l'Europa League e cercare di andare avanti il più possibile in Europa League, in modo tale che abbiamo un po' più di soldi per calciomercato l'anno prossimo. Insomma, c'è sempre un motivo per impegnarsi per giocarcela bene. Il nostro sponsor tecnico, loro la Novartis, proprio casa farmaceutica contro la birra. Meraviglioso. Ora, vediamo un po' le nostre situazioni. Allora, Sargent, ah no, Sargent è a posto. Mi sorprende che la nostra ultima puntata, nella scorsa puntata, Sargent era infortunato, temevo ripercussioni. Ripercussioni non ci sono state, meglio così. Ora, ma sai che c'è? Io voglio portarmi i turbe. Voglio provare a portarmi i turbe. Sì, mi porto i turbe. Mi porto i turbe. Sì, mi voglio portare i turbe che tanto bene sta facendo il campionato. Una partita in Champions, magari la possiamo anche fare. E adesso andiamo. Dai ragazzi. Ok, signori. Ultima partita del girone di Champions. Riflettori puntati sulla UEFA Champions League. Pierluigi Parma sta Dobbiamo lavorando comunque per essere giocare per pronti a vincerla. raccontarvi l'emozione di questa sesta e ultima giornata. Ah, il fascino della Champions, Se non che per... meraviglia. Scendono in campo i top club d'Europa. Sono mancate fin qui le Io, vabbè, sorprese. non, io non Giocheremo sento contro quello che Cile, stanno Serbia e dicendo. Può Belgio. essere che poi mi stanno dicendo che siamo già matematicamente fuori. Non ne ho idea, non ho sentito. Scusate il silenzio. Si Comunque, gioca, cala il palo sulla dobbiamo porta continuare a della UEFA giocarcela. Dai Champions League con questo ragazzi. metodo. I giocatori ci terranno legato una bella No, colonnetta grafica. Ecco la no, no. formazione brasiliana. Bravo Clausen. Hanno deciso di stanzicare un po' di Now. forma con ispirazione Now. offensiva. Calmi. Mister di centrocampo chiamato in campo. Calmi, Giocatore non stanco, stremato, mandavi, bravo Simon, pronto per il però ma colpo dinamismo. nulla. Cerca la rete. Ragazzi, ma dobbiamo non usciamo dalla nostra metà campo, non ci riusciamo Non è solo. a uscire. Fuori. Angolo, ancora angolo. Mamma mia che fatica. Che fatica, manda via, perso bravissimo. Che Fuori, sembrava già dentro, fuori, intervento del fuori. puro Di istinto del là. Vai, Hanno Kelly, provato a scavare ok. per piedi Dai centrali, sulla ma fascia. mai Gialmari. fermato. Bravo Chiede Gialmari. palla di In rigore. mezzo. Palla Bel verticale. gol! A Benruiz, il nuovo portiere va Incredibile completamente a palla far di falle. rigore. E a Benruiz la mette. Bene, 1-0, dai. Noia. Bene così. Bene così, signori. Bene così. Bravo Bell. Bravo Abel, signore, bravo Abel. Oh, Rivediamo il gol. E comunque il Ancora portiere contro la loro rete, appunto completamente a fuori dalla farfalle. fascetta. Non poteva farlo Ottimo, evitare. bravissimo, Chiede l'arbitro di bravissimo il loro gestire portiere. e rendere impunibile. Guardate, vai Superman! Olè, bravissimo, Ha alla aperto le grande. marcature con questo gol. E Abel Ruiz la mette. Bene così, signori. Dai ragazzi. Larsen. No. No, Sciacca. la che Ci sono problemi in sì, porta. vabbè, allora, Prova a vabbè, sorprenderlo. allora, Tira meno che male, blocca. Senza
Belle, bravo, belle. Bravo, belle. E sarebbe fallo. No, niente, non. Si avvicina all'area. Ah. No. Continua il tiki taka alla ricerca del momento giusto. Corvo ha spazio per il cross. Attenzione! Hanno sperato il pareggio, conclusione che è arrivata non Quanto diavolo stiamo soffrendo, ragazzi. sicuramente meritato il gol Quanto? qui. Ma Mancato quel quanto? pizzico di fortuna, mi c'è stato bene. Clausen, la sulla faccia c'è spazio. Ma no, che Lancio brutto, per però. sporcare la difesa. Simula, va Ottimo pallone bene. filtrato. Simula, simula. In mezzo, niente. Buono l'anticipo del Niente. difensore. Persen, vabbè. Minau. Inala. Ellin. Fuori! Palla rovata. Sicuro. In Vita nuova al bocca. Potente, portiere. ma in bocca al portiere. Perché gli imbutti che ti accentri? C'hai spazio sulla fascia, te la posso dare lì. Si chiude il primo tempo. Fine primo Stiamo in tempo, vittoria ormai per 1-0. noi. 1-0 alla fine della prima frazione. Bene, non benissimo anche come siamo le partite come risultato. Milan pareggia col City. Vabbè. Incredibile. L'unica partita in casa che doveva. Vabbè. Comunque, noi Primo continuiamo a possesso giocarci. palla della ripresa, oltre Continuiamo a i giocarci. 45 che chiudono la fase Dai, antica della ragazzi. UEFA Champions League. E Yo! speriamo di congelare. Inala. Allo. A legna là fuori. Portiere senza Niente. problemi, che aspetta la Niente. minaccia. Clausen. Ico. Ah, lo fischio. Intervento duro, Lo diamo un giallo. cartellino, che ne dici? Almeno un Ci giallo. sta tutto Ecco, qui, grazie. ammonizione, ci sta tutto. Musa Trawalli. Musa A legna, Trawalli. E Mina. cambio. E io cambio. Sargent a posto di Simola. Johansen volendo potrebbe essere titolare dalla prossima in poi. Quindi lo lascio. Allora. Ok. Tanto questi due. Poi se mi gira io faccio entrare i Il turbi. giocatore abbandona il Se campo, mi gira mi ammonita entra in l'area turbo forte agli del ultimi pubblico, minuti. questa azione davvero convincente Posto di però, Clausen. ed è uno dei Tanto miei candidati al non mi MVP. sembra che stia facendo granché questa partita. Vai. Cross raggiunge il fondo dell'area. Oddio! Vabbè. Vabbè, Ruiz. Ah. Perfetto oggi dei passaggi. Ah, Bel no, ne, passaggio. no, ne, ne, tu, no, vabbè, no, 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 E c'è meno la conclusione. male. Scatta il calcio d'angolo. Robertone, severo, loro hanno Robertone, manda via Lontano dal però, pericolo. niente, non, Pericolo al tiro. bravo, Persson, ok, bene, Alegna. di là. Occhio al Simon! contropiede. Tiro Niente. respinto, la palla è fuori. Ha calciato in maniera completamente scoordinata. Pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere. Era facile Angolo, coglierla dai. al volo e Ma. farla da Oh, lì. vabbè. No. Bravo, Leaga. Sarà un buon pallone a centrocampo. Dalla Leaga, Sono ridalla tutti in Leaga. condizione. Leaga. Cross. Leaga. Attenzione, la Leaga, niente. palla è lì. Niente. Niente. No, Dorian, Ferma, ma non Dorian, funziona. Dorian. Ce la stanno mettendo tutte i tifosi Leaga, per il nostro Dorian trascinarla Gray. nella strada del pareggio. No, no, ma. Cerca il No, traversone. meno Palla rovata al male. volo. Questo poteva essere davvero il gol Meno dell'anno. male, Ottima combinazione. cambio. Dove sei? Dove sei? I turbe. Basta. Faccio entrare i turbe. La Ha testa fatto mi bene dice la così. palla, ne è uscita fuori, ma La non testa, poteva l'istinto, il essere cuore mi un'occasione dice più così. precisa. Faccio entrare i turbi. Stanno vincendo, Avanti. il tecnico riceve. E qua. Regna da quel lato. Timon. Mezzo niente. Buono l'intervento del difensore che Regna. spazza via. Abel. Lontano, gran palla. Dorian, ma. Ottima la copertura del Vabbè. difensore. Pulisce da tre Perfetto. quarti, evitando guai per Inala. noi. Ok.
I turbe, okay, passa, vai qua. Milano! Dai, che non è. Cioè, non ci posso credere davvero, dai. I turbe. Turbe. Eh sì, vabbè. Ottimo intervento, ma non è ancora finita. Vai. Nala. Non è noi, vabbè. Vai. Vai. Ottima lettura del difensore. Simon. Tutto, ha recuperato il pallone. Luiz. Di là. A legna. Niente. Riparte il difensore. Niente. Palla che viene rilanciata in avanti. Niente da fare. Il triplice fischio del direttore di gara. Sì, vabbè, festeggia, ma veramente divertente, Stefano, nonostante il tempo non fosse migliore. Sì, e nonostante il tempo abbiamo visto una partita davvero. Niente da fare, beh, siamo in Europa League, ragazzi, cioè dovrebbe aver perso tipo 3-1, 4-1, no, addirittura vinto. Vabbè, siamo in Europa League, ragazzi, dai, riprenderemo dall'Europa League il nostro cammino europeo. Va bene così, signori, dai, va bene così. Non so quando lo riprenderemo il nostro cammino europeo, intanto alleniamo i nostri. E vabbè, Madsen, Johansen, Dorian. Io mi tempo di menti che potrei evitare. Vabbè, allora, tocco il giocatore. Grazie, mister. Beh, contento, bene, siamo contenti tutti. Ora, seconda partita campionato. Seconda partita, premio torneo. Ah, siamo scemi, mamma. 66. Ci hanno spostato due partite. Ci hanno fatto due partite. Premio. Noti per avere pressioni. 27 milioni. 27 milioni per solo per fatto di giorni. Buono. Buono. Comunque, sono 66. Quel 66 non mi piace per niente. Io ora spero che ci sia. Allora, premio obiettivi, vince il campionato, momento un secondo al di sotto. Qua. Aumenta il giocatore, mi va a meno 10 punti, rischia. Sì, è la peppa. Se giocare 30 partite, 13 partite della giocatore successiva, almeno 3 giocatore di la prima stagione entro 2 stagioni. Ma lo credo strafatto, c'ho giocatori che mi giocano sempre. Dai, a 70 milioni alla vendita delle magliette. Porca mia, vabbè. Ok, speriamo di non essere. Speriamo di non essere licenziati. Comunque, intanto andiamo avanti. Andiamo avanti con Nordjylland. Andiamo avanti con Nordjylland. Purtroppo, ripeto, abbiamo avuto un sorteggio veramente maledetto. Sorteggio proprio infame. Proprio letteralmente sorteggio infame. Ma oh, così è a volte il calcio. Non possiamo farci molto. Intanto aspetta che forse. Ah no, sì, ok, va bene, non ho la direzione squadra. Ok. Così è il calcio, diciamo, non possiamo farci molto. Intanto rimettiamo un po'. Facciamo un po' di turnover. A questo punto Alegna mi diventerà titolare di là. Oleaga, Minala, posto del pavo, cioè posto del pavo Minala, Acosta gioca lì, qua i turbe, perché il campionato è tipo una sentenza. A questo punto io però proverei piuttosto iniziare con Petre e Svensson. Sargent fallo entrare dopo,
No, no, è dopo. Faccio entrare adesso, lasciamo perdere. Entra ora Turner e Ruiz, mi fa un po' di panchina e Clausen non lo tengo qua. Poi Alegna lo preserviamo un pochetto e ci mettiamo, no, Galeano. Ci mettiamo Galeano, ok. Signori, la squadra è pronta. Giochiamoci sta partita campionato prima del calciomercato. Dai ragazzi. Ok. Ok. Ultima partita prima del calciomercato invernale. E adesso è il momento di darci da fare. È assolutamente il momento di darci da fare. Norgeland, partita potrebbe essere sempre particolarmente ostica, ma siamo condannati, costretti a vincere. Bravo i Turbe. Tu sì che sei in forma. Dai ragazzi. Sargent. Ah, bravo Sargent. Sargent. Dalle i Turbe, Sargent. Benissimo. No! È costa. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Che cos'era sta cosa? Vabbè. Vai che tu, 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 benissimo, Turbe, Ciro, tu ci credo, non ci credo proprio, Sargent, là, provo a mettere in mezzo, niente, porca, va, Sargent, bravo. Dorian! Niente, in bocca al portiere. No. Vai che tu, va bene. Oleaga, vai Oleaga. Ma non perso. L'avevo perso. Fine primo tempo. Abbiamo difficoltà realizzative questa partita. Abbiamo difficoltà ad arrivare al tiro. Tanti cross, tante occasioni, ma né a tiro non ci arriviamo. E questo dovrebbe essere un problema. Signori, dobbiamo portarla a casa, ci serve, dobbiamo vincere. Dai ragazzi. No, oh, oh. No, bravo Luiz, manda via sta palla. Perché? Premo quadrato mi fanno ste robe. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro, magari si affiancano alla difesa e niente. Vabbè. Oh, possiamo ripartire. Dai ragazzi. Sven, vabbè, niente, non premo, non fa le cose. E Kelly, no, Kelly mi hai rotto. Kelly mi sta rompendo un po'. Kelly mi sta rompendo un po'. Adesso si fa un po' di cambi. No, Kelly, di nuovo, Kelly, no, dai. Ci sono delle cose che non vanno. Allora, ci sono le cose che non vanno. Kellin va subito via. Va subito via Johansen. Oleaga là sulla sinistra. Ok. I Turbe. Stanca. E si è stancato per cosa che non ho capito. Mi ha trattenuto per le tre. E il resto. Il resto vediamo. Va. Ancora presto però per cantare vittoria. Basta. Tanto poi c'è tanto di riposo, c'è poi, quindi vai Pau, vediamo che riusciamo a fare. Dai ragazzi, ciao Pavoletti. E niente vai Klaus, niente. Klauser, che c'hai tu oggi? Per ora che c'hai? Oh, manda via, bello. Dilla. Vincent.
l'estremo difensore, mamma mia. Vabbè. Oh, dai. Bene. Johansen. Johansen. E riapre a Johansen. Dai, dai. Prendi sta palla. Prendi sto cuccio di pollo. Vai, andiamo. E andiamo. Ah, riapriamo sta partita, avanti. Ribaltiamo sta partita. Dai. Dai ragazzi. No. No. Vabbè, ok, ora io parto. Riparti. Klausen, non ti capisco. Klausen, non capisco cosa ti sta succedendo. Non lo capisco. Klausen, irriconoscibile. No. Ok. Chi sei infortunato? Klaus De Mello, sei infortunato pure. Sei infortunato, Klaus. Bene. Sei infortunato, Klaus. Cambi. Klaus, non posso sostituirlo. Posso sostituire Dorian. Posso sostituire Dorian. Con Galeano. Non ho... O anzi no. Ora lo tengo. Metto Simola. Gialmari. Entra Gialmari. Vediamo cosa riusciamo a fare. Johansen. Sergeant! 2-2, dai! 2-2! E non ci basta! Dai, prendi sta cuccia di pollo! 2-2! Oh! Dai ragazzi! Abbiamo 10 minuti per andarla, per ribaltarla! Dai! Andiamoci a prendere sta vittoria! Dai ragazzi! Avanti! Oh! Fuori gioco farebbe! Niente, non. Vabbè! Ora gli regala l'angolo, è ovvio che gli dà l'angolo, è ovvio. Sì, vabbè, non è possibile, dai, non è possibile, sono senza parole, davvero. Ridalla a Patrick, avanti. Mezzo, occhi cacchio la dai, angolo. Vabbè. Ultra offensivo. E primo palo. Tutti in mezzo. Oh! Sergeant! Vabbè, non dietro. Klaus. Da fuori! E niente! Sempre che la para! Il nostro portiere non sale mai! Non sale mai! In mezzo! Poi! Bravo! E niente! Poteva fare certamente meglio qui! Vai Pavo, niente! Oh! Bene! Pavo! Di là! E dagliela! Klausen! Niente. Dal sogno Champions al rischio esonero. È incredibile. Guarda, stavo finendo l'azione quando niente. Dal sogno Champions al rischio esonero. In tempo niente. Vabbè, 66 gradimento dirigenza e di esonero. Apriamo se va. Stiamo dicendo vero. Me lo fate vedere il calendario, per favore. CND, ND la minchia, ND.
NT cosa io ce l'ho qua. È l'Arsenal. È l'Arsenal. Fammi vedere qua. ND. È l'Arsenal. È l'Arsenal. Quello che dovremmo affrontare è l'Arsenal. Stiamo seguendo i piani. Interrompi. Allora, non stiamo seguendo i piani. Vabbè, sì, ok, va bene. Non va bene, ho fatto entrare un sacco di soldi con la Champions, non stiamo seguendo i piani. Vabbè, che volete che vi dica allora? Sei sorteggi, 16esimo Europa League. Vabbè, Arsenal, dai. Arsenal, l'abbiamo visto, è l'Arsenal. L'abbiamo visto. Dove siamo noi? Arsenal! Fanculo! Va bene! Prima partita fuori casa. Mamma mia, brutte notizie non arrivano mai da sole. Quindi anche Europa League non faremo. Vabbè. Dubito che faremo molta strada. Tanto arriviamo. Io voglio arrivare a calciomercato. Almeno i primi giorni di calciomercato, giusto vedere la situazione. Per poi insomma ragionare un po' con voi per quanto riguarda insomma questa situazione a calciomercato. Ora un acquisto ci potrebbe anche servire, solo che servono degli acquisti. Rischio di perdere tre giocatori. Fermi, fermi tu, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti, chi rischio di perdere? Ok. Va bene. Trovati tutti i giocatori possibili in Colombia, ma vabbè. Rischio di perdere 6 giocatori. Allora, andiamo. Finanze. Contratto ordina. Porca mia, un sacco di questi. Loro fai un rinnovo cospicuo anche. A te vabbè che lo vendiamo. A Costa ci serve. C'è tanti di questi di serve. Tranne Olsen. Olsen me ne posso anche fregare, potrei venderlo. Sebastian Olsen, anche se. Allora. Persson. Trattativa contratto. Facciamo questa trattativa. Mica, questo è uno che è 86, questo lo so. È importante perché vuole essere cruciale. Va bene, sarai cruciale. Cinque anni ti vanno bene? Ne vuole fare tre? Controfferta facciamo quattro, che ne dici? Va bene. Ignora clausola accessoria. Che gli facciamo di contratto? Facciamo io 120 e questo devo farglielo tanto. 100 e bonus di ingaggio, altri 200. Quanto offerta, che questo prende tanto. Ecco, vabbè, l'ho strapagato, va bene, ok, ho capito. L'ho strapagato e mi sa che non potrò rinnovarlo a tutti, a meno che non vendo. Porca miseria. Ok. Ruiz. Petre potrei pensare di prenderlo onestamente. Allora, Ruiz, trattativa, rinnovo. Allora, io anzi farei delega.
perché è diventato anche attaccante sinistro. Come, vabbè, delega rinnovo. Allora, a partire da '80 non salire oltre '97. Accetto, va bene. Oh, ok. Poi Slime, non lo so, Petre, non lo so. Io tanto proprio quelli chiave mi sto prendendo, ottenendo. Kellen prende 20.000. Trattativa contratto. Volevo fare delega, ho sbagliato. Vabbè. 20.000, è sceso un po' il valore. Allora, vuole essere importante, accettiamo. Comunque lo sarai. Ok, 5. 3. Controfferta, 4. Ok, gli va bene, ok. Ignora clausola accessoria. Stipendio. Direi i 20 più un bonus ingaggio di 60, di 80, to avanza 26, controfferta, rimuovi bonus, avanziamo così, senza bonus va bene, 28 va bene, accettiamo, ok. Va bene. Ah, poi e poi è come morire. Allora, a Tef se ne va, inutile che lo rinnovo. A Tef ora se ne va, se la vero che abbiamo venduto a gennaio, quindi un altro che mi serve, Kelso Line, se non mi sbaglio, è un altro che abbiamo pure venduto, se non mi sbaglio. Petre, non lo so, allora Patrick delega di nuovo, che a partire da 26 cosa, che Patrick delega di nuovo. Di partire, non hai capito, partire da 10, non salire oltre i 15,50. Non so se posso accettare. Delega. Non è disponibile Patrick. Vabbè. Oh, vabbè. Galeano. E pia 5.000. E ora ne vorrà di più. Delega rinnovo. Vabbè, fai così, va. Fai così. Quella clausola decisoria 15 milioni qua, no. Trattiamo. Io clausola decisoria un tavolo, no. Clausola decisoria, no. Turnover mi va benissimo. Ok. Cinque anni. Ok, ignora, '24 e '60, avanza, sta bene, equa, va bene, ok. Mi sa che calcio mercato non ne potremo fare molto in entrata, poi
Devo vendere tantissimo. Devo vendere tantissimo. Mamma mia. Allora. Petre ce la pensiamo. Bremer. Bremer assolutamente. Prende 30.000. Delega rinnovo. Accetta, va bene. ATF inutile perché lo stiamo vendendo. Klaus. Delega rinnovo. Ok. Stiamo spendendo un sacco di soldi, signore. Pavo, il pavo, posso mai rinunciare al pavo? Delega rinnovo. Avanti. Accetta, va bene. Poi Ostergaard si sta rivelando molto più utile del previsto. Delega rinnovo. Chiassette. Facciamo 14. E a questo punto scendo di più la prossima. Poi Moller. Ma io Moller posso venderlo. Lo metto in lista trasferimenti. Che cosa, che me fregano. Moller, Solheim, Olsen. Ok, allora, senti. Ti muovi da prestiti. Distra trasferimenti. A sto punto ci rivendiamo così. Kel Solheim l'abbiamo già venduto. Patrick, delega rinnovo, non fan di tua mamma. Poi, Moller. Sì, promettente, ma 60 vista trasferimenti. E a sto punto ce li vendiamo questi. Ce li vendiamo. Petre, aspetta. Petre, aspetta, andiamo su Petre. Petre. Io Petre vorrei rinnovarlo. Petre vorrei rinnovarlo. Petre, vorrei rinnovarlo. Petre, tanto prende anche poco. 36. Ma potremmo fare 30. Va bene. Intanto così ci siamo tipo asciugati un po' tutta la gran parte del budget, secondo me ci siamo asciugati, però così rinnovo. Comunque, osservatore mensile, Ostergaard ci porta Johannes Arvidsson, no. Lucas Berglund, no. Anton Eriksson, $70.000, quello sarà un 48. Lo fermiamo meglio. Carl Henriksson. Osserviamo meglio. Fredrik Gustafsson. No. Lucas Lindqvist. Osserviamo meglio. Se vai più da vicina, vediamo. Fries. Fries ci porta. Mikael Holm. Mikael Holm, osserva più vicino. Jonas Sorensen, osserva più vicino. Olesen, troppo. Oh, no. Benjamin Fries, solito parente, un altro nipote tuo, Fries, non hai capito, non siamo, non possiamo. Albin Svensen, no. Aspetta. No. Victor Jessen, no. Vabbè, gli altri osserviamoli un po' più da vicino. Questo giocatore in Colombia non ne ha trovati. Nausalia. Cerca in Australia. Vedi cosa mi riesce a trovare.
Io voglio arrivare a calciomercato. Voglio arrivare a fare qualche giorno di calciomercato, vedere se arrivano offerte per i nostri giocatori, perlomeno per quelli che abbiamo messi in lista trasferimento. Di trasferimento. Ho annunciato il mio giocatore dell'anno. Che è? Chi è? Chi cazzo sei tu? Malcolm. Che non c'hai manco la X. Vabbè. Poi, di qua. Ok, Manson continua allenamenti. Allena tutto, allenatevi in tutto e per tutto. Poi andiamo avanti. Io voglio andare a calcio mercato. Ostgard, attenzione, fermi. Allora, Giovane vuole andare via. Petronicchi, Pecconicchi vuole andare via. Allora, una cosa alla volta. Einar Odegaard. Salvatore, ci porta Einar Odegaard. No. Jan Odegaard. No. Thomasen. Un altro portiere. No. Jonas Odegaard. No. Buono. Ottima ricerca. Olsen. Ci offrono per Olsen 6 milioni e 100. Tratto. Trattiamo per Olsen 6 milioni e 100. 6 milioni e 100 no, cioè un'offerta cartellino. Io 7,3 falsa offerta, che ne dici? 6 milioni e 100 uno di rivendita, contro offerta 9 cartellino. Sei effetti, avanza offerta. Vabbè, a posto. Non ho voluto tirare troppo la corda perché i soldi ci servono. Ci servono anche perché dobbiamo rinnovare. Dobbiamo rinnovare con Patrick perché sì, perché devo portarlo alla Champions. E avanza, aspetta, il giovane vuole andare via. Trasferta per Olsen a Racing Club. Il Racing ci offre 8 milioni e 100. E questi gli accetta al volo, vai. Però sicuramente andrà là. Sicuro. Giovane vuole andare. Allora, Petronicchi vuole andare via. Vivaio. Pecconicchi, tu vuoi andare via? Io ti promuovo in prima squadra e ti metto in lista trasferimenti, tranquillo, almeno ci ricaviamo qualche cosa, no? Quindi, Ab Rosa, Pecconicchi, dov'è? Pecconicchi, dov'è Nicky? Ecco, Nicky, tu, Pecconicchi, lista trasferimenti. E Santa, non ci farò molto con lui. Almeno ci facciamo qualche soldo. Allora, contratto accettato, Giona vuole andare via. Hans Fries, allora tu ci senti Hans. Ok, aspetta, spesso. Aspetta che... Mentre basta i trasferimenti, 11 milioni di trasferimenti, però abbiamo finito i soldi di budget stipendi. Benissimo, ottimo. Meno male che qualche cosa adesso arriva. Allora, ufficio Hans Fries, giusto? Dove sei? Hans Fries, tu? Ok, prova in prima squadra. Hans Fries ha accettato il contratto, la promo in prima squadra. E Rosa, Ab Rosa, dove sei?
Hans, Fris, che ho preso solo perché sei solo un favore che ho fatto al parente tuo. Oh, to Hans, Fris, ok, lì sta il trasferimento. A posto. Poi andiamo avanti. Giovane vuole andare via, Oliver Simonsen. Ok, un altro. Rosa, trasferi ufficio, dove sei? Staff, no, staff primavera no. Mi vai. Oliver Simonsen. Vuoi andare via? Se vuoi andare vai, e non c'è più spazio per... vabbè. Poi ti rompi, che devo fare un po' di cose. Allora, interrompi. Allora, allenamento, questi, ok, ostia, tra l'altro mi sta crescendo anche abbastanza bene. Aspetta che qua c'è il mondo, perché giustamente è partito il calciomercato. Vinto premio allenatore del mese. Leto ceduto in prestito, Solheim se n'è andato, Atef se n'è andato, Da Silva in prestito, poi nel mercato, poi il suo conto mensile, squadra primavera. La primavera è combinata in una certa maniera, vabbè, non l'abbiamo vista prima. Colloqui, bene, il calciomercato ha detto, ho bisogno di giocare, ma stai giocando con me, che cazzo, vabbè. Allora andiamo a vedere, io voglio vedere intanto una cosa. Trasferimenti, hub mercato, se c'è qualcuno col contratto in scadenza. Questo mi sa che non ha contratto. Ammini ha il contratto in scadenza. Il ritorno del figlio del prodigo Ammini, ditela voi, ditela vostra. Eidogan, no. Martinez, no. Salazar, no. Agpuma, no. Albisci, vabbè, questo potremmo volendo prendere tanto. Pasalic, no, sto cercando di vedere se qualcuno di questi è in scadenza. Buenacasa, Aranguriz, Goslin, ma Goslin volendo poco ce ne frega, cioè Goslin possiamo mangiare, cioè, no, non ci serve. Ammini, Eidogan, Martinez, Albici, Pasalic, Jimenez, no. Buenacasa, no. Questo no, Eriksen, figurati. Un Cham. Potrei contattare per fare il ritorno. Vabbè, ok. Jones, no. Firi, no. Kaku, no. Rusnak, no. Io continuo a cercare giocatori. Musa, in contatto ad acquistare Savarino. Leco è in prestito a Colo. Midlenton,
Vabbè, ho capito, qua mi sto allungando troppo. Mi sa che taglierò un po', Brolin, Amaya, Romeo, Branco Mena. Romeo. Grant, vabbè, no. JJ Grant, Batubinska. Cac, Keita, di più 40 milioni, Odegaard, Berg, Nelson, Aji Wright, in prestito all'Hamburg, Yearwood, questa, Duvern, Cucurella, Henry, Turkowski, Astapuraga, Codro, ma questi sono vecchi, Tammy Abram, niente, Abdullahi, c'è Adams e Davis, niente, non c'è nulla, quindi quello che posso fare io a sto punto è andare giusto un po' avanti. Andiamo giusto un po' avanti, vediamo cosa. Olsen venduto. Allora, dubbi futuro Bremer. Ma veramente gioca con. Vabbè, io mi. Allora, Olsen l'ha venduto là, 5 milioni per il mercato. Va bene, Pavo. Ci offrono 13 milioni e 100 per Pavo, io rifiuto. Il pavo mi serve. Si è venduto, sei la squadra primavera. Io devo. Voglio vedere se posso. Allora, rosa. Vabbè, rosa. Patrick. Derek Arino. E 20. Va bene, no, ok. Oh, e Patrick, con Patrick siamo a posto. Finanze. Controllo un attimo, c'ho solo Moller. 6 mesi, ma. Jonas Moller. Vabbè, telega rinnovo, quanto dobbiamo fare? Vabbè, avanza. Sì, vabbè, dai. Promessa, 5 anni. E dove sei? Dove sei? Moller. Non è ancora i trasferimenti. Va bene, ok. E lo vendiamo così. Voglio arrivare perlomeno al 15 di. Allora, fetta trasferimento per Freeze. Ok, io direi. Questa nel tabellino l'ho rifiutata. Freeze l'accettiamo. Vai Freeze, divertiti. Va bene, avanziamo. Tanto non è che possiamo. Voglio arrivare più o meno tipo al 15, ripeto, o al 10, dai, facciamo magari al 10, arrivare al 10 del di più o meno al 10 di gennaio e avanza. Cioè, più o meno il 10 di gennaio, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ecco, insomma, giovane rescinde il contratto. Vabbè, siamo. Pazienza, ce ne faremo una ragione. Insomma, direi che ce ne faremo una ragione. Andiamo avanti, ci sono pure giocatori dentro al prestito. Aspetta. Offerta di trasferimento di Nicky, 500 euro in Notts County. Io direi che accettiamo. Facciamo spazio. E adesso, ok, rientra al prestito. Senatore dell'anno. Addirittura.
Grazie. Rientra alla Johnson, Odegaard, Mogensen, Madsen, Skovgaard, Henrik Eriksson. Il mondo. Allora, no, aspetta, fermi tutti. Voglio vedere questi che sono rientrati, se possono in qualche modo essere utili alla causa. Se no, si vendono. Io, cioè, sto ottenendo troppi giocatori. A livello di stipendi, purtroppo, sommando, ne risentiamo, ecco. È quello il discorso. Ora, vediamo un po'. Chi sono questi? Allora, ma questo è Odegaard, Eriksen, Madsen, Skovgaard, ma manco Skovgaard, no. Allora Odegaard, Johnson, Mogensen, Skovgaard, Madsen, Eriksen, ok. Questi andranno tutti i trasferimenti. Basta, dobbiamo. Allora. Allora, facciamo in ordine di overall. Allora, Jimmy, questo è i trasferimenti, ok. No. No, questo me lo tengo, è proprio Scott. Jimmy. Sigurd Andersen. 16 anni. Vabbè, eventualmente. Moller è già, questo sto vendendo. Ventento. Johnson, William Johnson. Sono tutti felici. Trighe Odegaard. Terzino sinistro, Skovgaard, Johnson, 17, questi, non è che posso farci molto con tutta questa gente. Allora, ok, direi i trasferimenti. Johnson, Eino, lista trasferimenti, Odegaard, lista trasferimenti, Skovgaard, lista trasferimenti, Ossian, con tutta la simpatia, lista trasferimenti, Mogensen, valutiamo, Niklas Johnson, no vabbè, perché non posso farci niente, lista trasferimenti, cioè, facciamo qualche soldo e facciamo spazio, ragazzi, perché oggettivamente non abbiamo qualcosa da farci. Madsen, questo come è combinato sto Madsen? Voglio vedere un attimo, perché c'era qualcuno che stavo allenando. Allora, Madsen, figo, si ha scatto 86, non me lo posso, però vabbè, sì, ok. Tro palla, 93. Madsen io me l'alleno. Eriksson, accelerazione, velocità scatto, prova 78, cross, dribbling, vabbè, torniamo di là, Berosa, torniamo ordine di queste cose qua. Skovgaard, no, vabbè. Ossian, primo di trasferimento. Mogensen, no, l'ho già messo. Johnson, ok. Madsen, Patrick, e qua poi cominciano i giocatori quelli un po' più seri. Va bene, ok, va bene. Fatto questo, ripeto, voglio andare un po' più avanti, magari arrivare dopo a fare l'ultima sessione di allenamento e poi
ci salutiamo qua. Offerta per la nazionale austriaca, Friss venduto. Offerta per Nicky North County l'ho già accettata. Ancora un po', qualche giorno, ancora qualche giorno, giusto per arrivare a fare un altro allenamento. Oh, ferma. Allora, tutti i giocatori trovati in Australia. Ma questo, ma Swiversen lavora, ma fa qualcosa, ma, o fa finta? Vediamo chi mi trova, scusami, però io voglio vedere. Io voglio vedere adesso Iversen chi mi trova, sì. Allora. Allora, io voglio vedere chi mi trovato. Ah, ecco qua sono. Allora, Ender Costa, McIntyre Victoria Yard, Universidad de Cile. Allora, Soteldo. Nicolas Guerra. Soteldo. Jefferson Seteldo ha qualcosa in più. Seguilo, vedi. Allora, Guilherme non mi dice molto. Marcos Guilherme non mi dice molto. Mancini, Daniel Mancini, all'Alilal. Va bene, Marcos Guilherme. No, la Safret Singh. Chi cacchio è? Bravo. Fra 3 mesi, fra 6 mesi. Non sembra neanche brutto. Vabbè, vediamo. Connor Goldson, difensore centrale, 31 anni. Vabbè, è male che vada. Questo, facciamo operazione commerciale. Anthony McDonald, però esterno destro, mi pare. Stavo per dire, mi pare lento. Scherzavo, seguili tutti. Elder Costa, no, va bene, allora direi che possiamo salutarci qua, darci appuntamento alla prossima puntata con questa serie su FIFA 19 chiamata Telecalcio in Danimarca. Scusate, sono tramortito dalla stanchezza e da tutto ciò che può stancarmi, ma va bene lo stesso. Io mi sono dimenticato che potevo allenare gli altri due, ma va bene così. Direi ci salutiamo qua, prossima puntata direi calciomercato. I consigli sui giocatori sono sempre ben accetti, lo dico sempre, consigli sui acquisti sono sempre ben accetti da parte di tutti. Date consigli perché potrebbe servire per migliorare la squadra. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi, alla prossima.